RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. La redazione giornalistica di Radio Montorfano, in occasione dell'inaugurazione del polo scolastico delle primarie di Chiari, propone l'intervento del sindaco Massimo Vizzardi. Buongiorno a tutti, e questo, lo dico a tutti, lo dico con orgoglio, è un giorno storico per la città di Chiari. Viene inaugurata la più grande opera pubblica degli ultimi decenni. Non è solo un giorno di festa per Chiari, è un giorno di straordinaria vita per la nostra città. Viene scritta una pagina importante del nostro futuro, del domani delle future generazioni. È un risultato su cui abbiamo lavorato come amministratori fin dal primo giorno di insediamento, nel giugno 2014, con uffici, tavolo scuola, mondo della scuola, facendoci trovare pronti al momento della pubblicazione dei bandi nazionali, con progetti ed idee tanto innovative da sbaragliare i progetti concorrenti. In 3 anni sono state recuperate risorse inimmaginabili: 5.650.000 euro per le scuole primarie, 7 milioni per le scuole secondarie. In totale 12.650.000 euro di risorse statali a fondo perduto. Ed altrettante, poco meno, sono le risorse comunali. Sulla scuola investiamo 20 milioni di euro totali. E a ciò si aggiungono 2 milioni di euro che la provincia, in accordo col comune, ha già finanziato per l'ampliamento dell'ITCG Einaudi, con particolare all'indirizzo agrario, opera che presto avrà avvio. Tutto questo, è bene dircelo, in un periodo economico meno fortunato rispetto al recente passato. Chiari è un unicum, è unico nel panorama nazionale. Se un ruolo importante può averlo giocato la fortuna, tuttavia permettetemi con orgoglio di evidenziare che nulla nasce dal nulla. Sono stati premiati l'impegno, la determinazione, il coraggio, una chiara visione della scuola e della città. È un sogno che si realizza. E lo dico a tutti, a grandi e piccini. Momenti come questo ci dicono, ci impongono di credere nei propri sogni e di lottare perché gli stessi si realizzino come singoli e come comunità. Dicevo, nulla nasce per caso. E allora vi chiedo, cari studenti, di dire insieme a me grazie ad alcune persone, personalità ed enti. Grazie allo Stato, al Ministero dell'Istruzione, per aver voluto investire sulle scuole, alla Regione Lombardia per la professionalità e puntualità con cui sono stati gestiti i bandi, agli altri enti sovracomunali, in particolare a quello che chiamiamo provveditorato degli studi di Brescia, per una collaborazione che non è mai mancata. Grazie! Grazie al personale di tutto il Comune di Chiari, nessuno escluso, per aver fatto sinceramente proprio un obiettivo dell'amministrazione comunale, per aver investito energia oltre gli orari di lavoro. Una menzione speciale per questo traguardo va a tutta l'area tecnica, manutentiva, lavori pubblici, e in particolare al geometra Silvia Caroli e soprattutto all'architetto Aldo Maifreni. Grazie. Grazie al Politecnico di Milano per la preziosa e insostituibile collaborazione. A tutti i professionisti che hanno investito le loro competenze per l'edificazione di questa scuola. Al direttore dei lavori, l'ingegnere Carboni. Al responsabile sicurezza, ingegnere Pocchi. Alla società GB Scarle e alla sua proprietà, il signor Belloli, per l'impegno impiegato da tutti. Grazie. Grazie ai membri del tavolo scuola che da giugno 2014 hanno lavorato con continuità, gratuità e competenza, ma in particolare grazie ai due assessori che con pazienza, orgoglio, passione hanno lavorato per questo progetto giorno dopo giorno, l'assessore ai lavori pubblici Maurizio Libretti e l'assessore all'istruzione Emanuele Arighetti. Grazie alla preside professoressa Gritti, ai maestri, al personale scolastico tutto, ai consigli d'istituto per il lavoro svolto a fianco del comune, per aver avuto nella sua stragrande maggioranza un rapporto costruttivo di collaborazione e fiducia. Grazie. Avete ascoltato l'intervento del sindaco di Chiari Vizzardi. Dopo una piccola pausa torniamo ancora con lui.